Ciao amici di YouTube, come state? Intanto spero bene. Ah sì, mi vedete con questi laccetti, sono diventata un po' vecchietta, ogni tanto perdo gli occhiali, non so più dove li metto, insomma. E allora hanno pensato bene a Natale di regalarmi questi lacci, anche tutti colorati, così almeno gli occhiali li ho sempre addosso e non mi dicono, devi prenderli, noleggi, insomma, va bene. Detto questo, come state? Avete passato un buon, diciamo così, scavallamento dal 2022 al 2023. Spero, insomma, abbiate festeggiato al meglio. E quindi siamo nuovamente qui nel 2023. Primo appuntamento, sono tutta un po' disastrata. Primo appuntamento del 2023 con le nostre chiacchierate e un po' quello che insomma andremo ad affrontare in questo anno insieme. Come sempre, ogni martedì rimane invariato l'orario alle 9:30. L'ultima volta eravate veramente tantissimi e quindi spero, insomma, di vedervi nuovamente anche domani in tanti. Nel frattempo, sì, qualcuno di voi avrà notato che, ahimè, 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 il mio alberello è ancora qui, non l'ho ancora tolto, quindi devo darmi da fare perché le Epifania è passata e tutte le feste sono andate via, quindi insomma pian pianino adesso vado a togliere, diciamo così, tutte le varie palline, vado a rifarmi un pochettino quello che è lo studio normale senza feste, senza addobbi, ma la cosa importante è che ci siate voi domani, quindi insomma vi aspetto come sempre alle 9:30 per la nostra diretta del martedì mattina. Vi ricordo la prima del 2023. Di che cosa parleremo? Beh, guardate, mi piacerebbe anche un po' parlare di quelli che sono i buoni propositi, no? Sapete che alla fine quando si finisce un anno si fa un bilancio, quando ne inizia uno nuovo si fanno sempre tanti buoni propositi, che poi bisogna vedere un po' se si riescono a mantenere. E allora vorrei parlare proprio di buoni propositi, se voi avete fatto dei buoni propositi per questo 2023. Il mio intanto, il primo in assoluto, vabbè, oltre a smontare un po' questo alberello, il primo in assoluto è quello di fare il cambio stagione. Voi mi direte, ma come il cambio stagione? Cioè, tra un po' finisce l'inverno e sì, io ho ancora praticamente i vestiti tutti nelle scatole. Quando cambio le stagioni sono così messi per terra in camera, dove quando mi serve qualcosa vado a tirarla fuori e nei cassetti ho ancora tutta la roba estiva, ma è molto scomodo effettivamente. E quindi il mio primo obiettivo per il 2023 è quello di riuscire a fare un cambio stagione per i cambi d'abito. E poi un altro obiettivo, beh, sicuramente è quello di riuscire a realizzare tante cose, tanti progetti, tante idee, essere e andare a fare anche tanti viaggi, magari raccontarvi qualche posto in più rispetto al 2022 e poi, insomma, sperare di avere voi come sempre al martedì che oltre a tenerci compagnia ci diamo un po' di suggerimenti su letture, su film, su ricette, su tutte le cose che ci sono da fare e che abbiamo voglia di condividere. Per cui, grazie. Anche per essere con me in questo 2023, vi rinnovo l'appuntamento a domani 9:30 come sempre al martedì mattina qui insieme per un'altra diretta. Vado, finisco di disaddobbare e mi raccomando, arrivate preparati con i vostri propositi, buoni propositi per il 2023. Un bacio a tutti, a domani, ciao! Io la vedo ancora lunga qua, meno male che è un albero piccolino ed è un po' finto, così non ci metto tanto, però poi a casa ho ancora l'altro da smontare. Vabbè, ma per domani sarò a posto. Ciao!